importante. Sappiamo che è un problema che parte molto da lontano e come poi vedremo anche una storia che potrà essere anche visualizzata con immagini che ci farà sicuramente vedere l'architetto all'ASE, è un problema che da molti anni attende soluzione. Ora, è un'area strategica importante per il comune di Feltre e ricordo che quando c'è stata una approfondita e lunga discussione per l'elaborazione del PAT, era stata individuata in quell'area, che si chiamava Area Strategica numero 4, doveva contenere questi caratteri: termine al cittadino, integrazione della stazione ferroviaria e della stazione autocorriere, con la previsione di anche aree parcheggio. Nell'area dove esiste l'edificio chiamato Altamont è previsto un centro culturale con biblioteca di livello sovracomunale, parzialmente integrata a funzioni residenziali. Considerando i lati l'apice del parco urbano, concepito in modo da consentire la vista della cittadella della facciata sebusiniana dell'ex seminario. Queste erano le indicazioni contenute nel PAC come indicazioni di sviluppo edificatorio di quell'area in sede di pianificazione. In realtà l'indirizzo seguito successivamente è andato in modo diverso. Un'altra cosa che mi preme richiamare prima di entrare nel merito è che il comune di Feltre si era dato anche degli strumenti, non solo delle strategie di pianificazione territoriale del PAC, che non è stato uno strumento che si è arrivati ad approvare con una frettoloso iter, ma è stato il frutto di un lungo e approfondito dibattito in città prima di arrivare a individuare quali sono gli obiettivi strategici di sviluppo della città. Ricordiamoci che l'urbanistica non è una disciplina, come dire, che coincide con l'edificazione in senso stretto, ha una serie di interrelazioni con la viabilità, il commercio, il turismo, e tutte le discipline sono interrelate, nel senso che non si può, come dire, pianificare l'edificazione se non si tiene conto di tutte le ripercussioni che questo ha sulla città. Quindi è assolutamente necessario rivedere quali sono le ripercussioni, le conseguenze di un'attività di edificazione e di pianificazione territoriale. Noi avevamo anche uno strumento, il Comune di Feltre, con una delibera ancora del 2005, si è adottato dei criteri per la programmazione provinciale. E in questi criteri si diceva, la delibera era 93-2005, che l'apertura di centri commerciali o comunque nuove aperture di vendita di dimensioni sopra i 1000 metri quadri di superficie sono incompatibili con la realtà del capoluogo. Questi erano i criteri di pianificazione stabiliti nell'arco temporale a seguito di una serie di dibattiti che hanno coinvolto la città. Ora, dove ci troviamo adesso? Ci troviamo che lo strumento vigente per quell'area è il piano da tutti definito, insomma, piano Cimperfield, che è vigente ed approvato e che, su quale adesso non ci torniamo per non divagare eccessivamente, ma il piano vigente è approvato, che poi anche il dall'altro tornerà naturalmente con alcune immagini a illustrare, è un piano che è stato anche quello frutto di un iter molto complesso e particolare, che era il piano andato avanti dalla precedente proprietà, la Punta di SRL. La nuova proprietà ha ritenuto di attivare una variante a quel piano, utilizzando uno strumento che è quello dell'accordo di programma a cui si riferiva prima il sindaco. Io su questo non voglio addentrarmi in questioni tecnico-giuridiche, sarebbero noiose sicuramente. Dico semplicemente questo: l'accordo di programma utilizzato dalla proprietà è uno strumento che è previsto dalla legge regionale urbanistica, che nella sostanza dice che qualora vi sia un interesse sovracomunale che giustifichi
il saltare quelli che sono gli iter ordinari, cioè le procedure ordinarie per una pianificazione territoriale che richiede il parere del comune, della provincia perché è coinvolto il piano territoriale provinciale e coordinamento, della regione, i pareri della sovrintendenza, genio civile per quanto di sua competenza, sovrintendenza e quant'altro, invece che fare tutto l'iter lungo con tutti i pareri di acquisire, i contrasti che si rivelano in queste sedi, le acquisizioni documentali, i rinvii e quant'altro, l'accordo di programma prevede una fase istruttoria in cui tutti gli enti si trovano insieme e in fase istruttoria e poi in fase decisoria questi enti si trovano insieme e firmano. La legge regionale dice che serve il consenso unanime di tutti i soggetti interessati perché si possa approvare questo accordo di programma. Questo è stato l'iter seguito dalla proprietà sostanzialmente. Questo iter ha previsto due passaggi significativi, a parte tutta la fase istruttoria gestita dalla regione, perché la regione, perché sia attivato l'accordo di programma, è la regione competente e è la regione che deve valutare se c'è un interesse sovracomunale. E la regione ha ritenuto che ci sia un interesse sovracomunale per poter attivare questa procedura così accelerata e semplificatoria. Quello che ci interessa mettere a fuoco è, c'è stato un passaggio in Consiglio Comunale, il 19 marzo, in cui il Consiglio Comunale di Feltre ha autorizzato il sindaco o il suo delegato a sottoscrivere questa decisione, questo programma, questo accordo di programma in sede regionale. C'è stato un lungo dibattito consigliare e il Consiglio Comunale ha approvato con la delibera numero 39 l'autorizzazione a questa firma. Il Consiglio Comunale però aveva a disposizione una bozza di accordo di programma e ha ritenuto di approvare questa sottoscrizione con il voto contrario dell'allora opposizione e mettendo una serie di prescrizioni, cioè, sì, a condizione che si verificano una serie di cose che, sulle quali faremo. La stesura definitiva dell'accordo di programma è stata sottoscritta il 27 aprile in regione. Quello che ci preme in questa sede esaminare sono due cose sostanzialmente. Se l'accordo di programma in bozza che hanno avuto i consiglieri, che hanno espresso il loro consenso a firmare il mandato a firmare il sindaco, sia esattamente conforme a quello che è stato poi firmato in regione nel 2017. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è se il Consiglio Comunale aveva detto ci sono una serie di questioni che vogliamo sempre esaminare perché non ci sono chiare, perché non ci sono chiare? Perché gli elaborati di progetto a disposizione dei consiglieri non erano progetti definitivi, erano progetti di massima che non contenevano quindi nel dettaglio aspetti edificatori precisi, ma sono progetti di massima, tant'è che questo è pacifico agli atti che non sono progetti definitivi. Lo si dice anche chiaramente nell'istruttoria regionale ed è evidente da una semplice visione e lettura degli atti. Ora, qual è il punto della questione che ci sta a cuore? Allora, il problema è innanzitutto è quello relativo ai pareri del Consiglio Comunale. Sono parecchie, le questioni sono almeno 11 punti o 12 punti che il Consiglio Comunale aveva messo come prescrizioni, ne salto alcune meno significative perché alcune sono osservazioni, raccomandazioni di dettaglio, altre sono di una certa rilevanza. Ad esempio il Consiglio Comunale aveva detto relativamente al parco giardino urbano si ritengono di pubblica utilità da acquisire al patrimonio pubblico solamente quei percorsi pedonali che hanno sicura valenza di collegamento con la città. Questa era una delle prescrizioni perché i consiglieri comunali che hanno votato a favore
dicevano, dobbiamo sapere esattamente quali sono i percorsi che si acquisiscono al patrimonio comunale, perché c'è un ragionamento sia in termini di acquisizione al patrimonio sia in termini di valutazione del beneficio pubblico che va al comune, che deve essere chiaro e preciso. Negli elaborati legati all'accordo tavolo 19 non è presente alcuna indicazione per la cessione di percorsi, tutta l'area rimane in proprietà e gestione privata. Gli importi poi di queste opere, non acquisite al patrimonio pubblico e non ritenute di pubblica utilità, diceva il Consiglio, così come quantificate nel preventivo sommario di spesa legato al progetto, dovranno essere compensati da parte del totalizzante con la realizzazione di opere pubbliche di pari importo, che l'amministrazione impiegherà anche all'esterno dell'ambito del piano di intervento. Negli elaborati, questo era quello che diceva il Consiglio. Verifica degli elaborati. Negli elaborati allegati all'accordo, tavola 17, le opere private a uso pubblico sono conteggiate al fine dello scomputo degli oneri e contribuiscono al totale di 5 milioni di euro, indicato nell'accordo. Nessuna indicazione è data in merito a possibili opere da non conteggiare ed eventuali nuove opere da computare. Quindi, le opere fuori ambito non c'è nessuna indicazione che risponda alle richieste del Consiglio Comunale. Altro punto, il Consiglio diceva, si ritiene di valutare che non sia opportuno la costruzione dell'edificio denominato B, che è fuori dall'ambito e che è verso la stazione, l'area della stazione autocorriere. Perché, dice il Consiglio Comunale? Perché c'è la presenza di un edificio inutilizzato di proprietà delle ferrovie che potrebbe essere acquisito e destinato a tale scopo. Come dire, non che facciamo un nuovo edificio in progetto, ce n'è già uno da che potrebbe essere recuperato. Inoltre può lasciare perplessi, diceva il Consiglio, la localizzazione di un'area privata nel mezzo di quella pubblica tra l'ottatorio e la stazione autocorriere. Esaminiamo gli elaborati e l'edificio è ancora presente negli elaborati e nessuna indicazione è stata data in merito. Altra osservazione del Consiglio. Si ritiene che la quota della piazza possa essere troppo bassa in relazione al terreno che è edificato circostante, con possibilità di creare inoltre diversi problemi tecnici in caso di allargamenti o sgombero. Negli elaborati legati all'accordo definitivo sempre non è presente alcuna indicazione in merito. Ho solo richiamato alcuni dei vari elementi in cui il raffronto tra le osservazioni, prescrizioni del Consiglio Comunale che diceva si voti pure, si vada pure a firmare l'accordo e l'accordo definitivo con allegati elaborati non sono state rispettate. Questo è quanto emerge da una lettura del programma. Ovviamente non è sufficiente, come dire, un ragionamento del tipo lo vedremo in sede di progetto esecutivo. Il Consiglio Comunale deve essere messo in condizione di valutare esattamente, lo aveva detto il Consiglio Comunale, a condizione che si faccia questo, a condizione che si faccia quello, evidentemente. Questo lo abbiamo riscontrato. Questi sono alcuni delle criticità che abbiamo riscontrato, ma ce ne sono almeno tre che fanno fortemente riflettere, ci hanno fatto fortemente riflettere da questa analisi che è stata compiuta. Lo diceva prima il sindaco, complessa, difficile, siamo perfettamente consapevoli di essere di fronte a un iter molto complesso, a documentazione complicata da esaminare, a valutazioni difficili e contraddittorie, anche a un iter complessivo dal punto di vista procedurale un po' lacunoso e contraddittorio. Ma evidentemente è compito dell'amministrazione pubblica del Consiglio Comunale chiarire fino in fondo tutti gli aspetti, perché qui stiamo ragionando di un'area strategica e dell'interesse pubblico, evidentemente, a vederla sviluppata in maniera conforme a quelli che sono gli strumenti di pianificazione, al rispetto della legalità e all'interesse pubblico che tutto questo che si faccia sia compatibile sia con la normativa vigente, ma sia con quelle che sono le funzioni di programmazione che ogni ente cui è titolare, si è dato nel corso degli anni, e quindi nonostante strumenti che ne consentono la deroga, quali l'accordo di programma, bisogna vedere se tutti questi requisiti sono chiari e sono stati rispettati.
è un nostro compito precipuo, non è un capriccio, è un dovere. Allora, in base a questo dovere, abbiamo fatto questi approfondimenti. Uno dei punti che, allora, il primo l'ho già ricordato, che è quello importante, cioè la realizzazione di opere pubbliche esterne all'ambito, non risulta chiarito dal punto di vista progettuale, e quindi nell'accordo non è chiaro quali sono le opere pubbliche esterne all'ambito del piano di interventi. Ricordo, per inciso, mi ero dimenticato io prima per aver detto il sindaco, che il privato, la società che propone l'intervento, si è impegnata nell'accordo di programma a realizzare opere pubbliche in certi passaggi definite beneficio pubblico, eccetera, per 5 milioni di euro. Adesso non trago in inganno l'affermazione, non è una regalia ovviamente della proprietà privata, è il frutto, come dire, di una normale e ordinaria contrattazione tra soggetti, perché l'accordo di programma viene anche definita urbanistica negoziata, cioè una trattativa tra parti, e le parti sono il comune, la regione, la provincia e il privato. Si chiama urbanistica negoziata, c'è una trattativa e poi c'è un accordo finale, dopo una istruttoria complessa. E tra i frutti dell'accordo c'era che il privato si impegnava nel primo momento a realizzare 4 milioni e 700 mila euro di opere pubbliche, che poi sono diventati 5 milioni di opere pubbliche. Ovviamente questo, dicevo, non è una regalia, è il frutto di un accordo che deriva dal fatto che il comune cede superficie di sua proprietà privata per realizzare le opere, che il comune comunque c'è un monte di cubatura che comporta rilevanti oneri, eccetera, cioè è uno scambio assolutamente di una trattativa normale. E quindi il primo problema è: non abbiamo capito la realizzazione di opere pubbliche esterne all'ambito, se è previsto e come è previsto e in quale misura, perché non è delineato nell'accordo. L'altro problema che ci fa riflettere fortemente è che cosa sorge esattamente in quell'ambito, non a livello progettuale, che sostanzialmente, per quanto non sia un progetto definitivo ed esecutivo, ma come dicevo prima di massima, ci è sostanzialmente in parte chiaro, come vedremo anche nelle diapositive. Sono le destinazioni di uso, non sono chiare. E spiego perché. Nella bozza che hanno avuto a disposizione i consiglieri comunali il 19 marzo, si dice sostanzialmente che si è riscontrata la possibilità di una revisione dell'intervento che era quello previsto dal piano CIPER precedente, con alleggerimento del carico sediativo urbanistico. Però tale disponibilità alla riduzione volumetrica, dice testualmente la bozza di accordo, è legata alla richiesta del proponente privato, società Paterno, richiesta che esso considera come condizione per procedere alla revisione, di avere una destinazione commerciale per una media fino a grande struttura di vendita, funzionale ad un progetto pilota di creazione di un centro commerciale naturale. Poi prosegue con l'inventarizzazione del centro storico. Quale sarebbe la funzione? Realizzare il centro storico coordinando i servizi pubblici di trasporto, stazione, ferrovia, in spazi contigui ad Altamont. E poi si elenca che questa proposta dovrebbe contribuire a contenere l'esodo della popolazione verso la pianura e dare benefici di varia natura. Quello però che ci fa riflettere, ci ha fatto riflettere, è che c'è scritto che questa destinazione commerciale per media grande struttura di vendita è funzionale a un progetto pilota di creazione di un centro commerciale naturale. Vi richiamo l'attenzione sul centro commerciale naturale. Nel testo definitivo dell'accordo noi troviamo le stesse esatte identiche parole, cioè che il privato è disponibile a questa riduzione del carico urbanistico, sempre a come condizione però per procedere alla revisione,
richiede di avere una destinazione commerciale, sempre per una media e grande struttura di vendita, funzionale a un progetto pilota di creazione e fin qua è tutto uguale, non c'è più centro commerciale naturale, più polo di attrattiva sociale. Ora, quello che con tutto lo sforzo che giustamente noi dobbiamo fare per interpretare le cose e ci siamo appena insediati e quindi probabilmente abbiamo anche parecchi limiti di capacità di comprensione, ma pur facendo tutti gli sforzi e anche cercando di farci aiutare in questi sforzi, non siamo riusciti a capire cosa vuol dire centro, polo di attrazione sociale, perché non abbiamo trovato in nessuna norma di legge né urbanistica né commerciale, non abbiamo trovato questa definizione e ci sfugge contrariamente cosa significa passare da centro commerciale, che in qualche modo ci è assolutamente chiaro, a polo di attrattiva sociale, che ci è molto meno chiaro, francamente. Allora, a questo punto, lo dico senza nessuna intenzione, come dire, polemica, ma è un tentativo di capire, siamo qua anche per capire, e i consiglieri comunali che devono votare in sede di ratifica l'accordo di programma si trovano di fronte a questo quesito. È intellegibile il polo di attrazione sociale, che cos'è? In che cosa si sostanzia questo polo di attrazione sociale? In concreto, quale destinazione si insedierà esattamente in una superficie così rilevante di tipo commerciale? Tenendo conto che ci sono i 13.500 che poi vendiero dall'altro di superficie di vendita, 19.000 metri quadri di superficie coperta e 13.500 di superficie di vendita. Stiamo parlando di superfici piuttosto rilevanti da quel punto di vista, ma di questa superficie di vendita di 13.500 metri quadri, quant'è la superficie a destinazione di quello che si diceva prima, medio, grande struttura di vendita, e quant'è a polo di attrattiva sociale? Non, a lui non, francamente non è dato comprenderlo. Questo ci ha fatto nascere dei forti dubbi interpretativi. Ci sono poi altre questioni e altre riflessioni, ma non sono solo queste, sono molte, ma ovviamente, ripeto, siamo di fronte ad un iter complesso, che c'è stato un'istruttoria complessa, e a volte per capire le cose abbiamo dovuto leggere i verbali delle sedute, le varie sedute di serie istruttoria, e cercare di interpretare la volontà, i passaggi, eccetera. Poi però quello che conta purtroppo spesso non è tanto qual era l'intenzione recondita, quali erano, è quello che poi troviamo nello su bianco, nell'accordo firmato in sede decisoria, e quello che sono gli allegati cartografici, i documenti allegati e quant'altro. Il resto sfuma, come dire. L'altro punto che è quello del credito edilizio urbanistico, cioè la società privata che ha fatto l'investimento ha fatto un investimento in una superficie in cui c'era una potenzialità edificatoria di circa 56-57 mila metri cubi, non lo dico con esattezza, ma insomma siamo intorno a qui, senza andare adesso di nuovo a spogliare, ma intorno a quella superficie. Ci sono impegnati a realizzare 35.000 metri cubi, e la parte residua, leggendo in una prima battuta l'accordo di programma, ritenevamo fosse, ci fosse la rinuncia alla parte residua di cubatura realizzabile, perché non abbiamo trovato nell'accordo di programma menzione di questo, né in senso di rinuncia né in senso diverso, e quindi
sembrava, ci sembrava fosse rinunciabile. In realtà non è così, e anche qui siamo andati a vedere che in effetti c'è la relazione programmatica accompagnatoria dell'accordo di programma, che è un documento che fa parte degli allegati, che è un documento vincolante ufficiale approvato insieme a tutti gli altri documenti. E questa relazione programmatica, non c'è scritto che la proprietà rinuncia a questo credito, c'è scritto che in via collaborativa ci sarà una continuità di contatti istruttori al fine di verificare tempi e modalità di allocazione anche frazionata della residua volumetria derivante dalla capacità edificatoria assegnata all'area dall'ultimo piano di interventi e non utilizzata in loco. Questo cosa vuol dire in parole molto più semplici? Che non c'è stata rinuncia da parte della proprietà al credito di questa cubatura, ma semplicemente si è riservata, quindi non è discussione se ce l'ha questo credito e la quantità del credito, ma solo i tempi e i modi di attivazione di questo credito. C'è, così c'è scritto la relazione programmatica. Quindi, in sostanza, da quello che noi leggiamo, si è riservata con contatti istruttori al fine di verificare tempi e modalità anche la possibilità di allocazione anche frazionata in altra sede della volumetria residua, che sono i 20-21.000 metri cubi. E anche questo è un tema che fa parte della nostra riflessione. Ecco, ce ne sarebbero anche degli altri, ma io, per non annoiare troppo i presenti che avranno parecchie domande, mi fermerei qui e darei la parola all'altro, dicendo che ci sono parecchie considerazioni che sono derivate da un approfondimento che abbiamo fatto, che probabilmente non è ancora, come dire, conclusivo in modo così esauriente, visto il pochissimo tempo che abbiamo avuto a disposizione e la complessità degli argomenti che siamo stati chiamati ad affrontare. Certamente c'è da dire che noi abbiamo trovato ed ereditato, come diceva già prima il sindaco, noi abbiamo ereditato un iter in fase, come dire, già molto avanzata, perché c'è stata l'istruttoria, la firma in sede decisoria, i pareri acquisiti di sovrintendenza, di civile e quant'altro, e quindi abbiamo, come dire, trovato un iter procedimentale in fase molto molto avanzata, per il quale evidentemente, non avendo preso parte, non potevamo conoscere tutta una serie di dettagli. Abbiamo fatto questo sforzo di approfondimento che ci ha portato a rilevare diverse criticità, e queste criticità sono alla base delle nostre riflessioni attuali sull'atteggiamento che dobbiamo tenere al fine di una decisione così importante, che è quella del momento finale dell'iter, che è la ratifica. Lo spiegava prima il sindaco, sostanzialmente la legge regionale urbanistica, l'articolo 32, non prevedeva una ratifica in consiglio comunale, prevedeva che firmato l'accordo decisorio in regione ci fosse la firma del presidente della giunta regionale e la pubblicazione sul bollettino regionale, sul bollo, e così diventava definitiva e esecutivo l'accordo di programma. Se non che una delibera di giunta regionale ha stabilito un iter procedimentale integrando questo articolo, dicendo che dopo la firma in sede decisoria deve esserci anche una ratifica del consiglio comunale. Probabilmente lo ha pensato, immagino, la giunta regionale, perché nel consiglio che aveva dato mandato a chi va a firmare per la firma dell'accordo decisorio, il consiglio non aveva poi visto il testo definitivo né esaminato le controdeduzioni rispetto alle osservazioni formulate, che erano arrivate dal ASCOM, WWF, cittadini di vario tipo. Ci sono state le loro osservazioni, le controdeduzioni in fase istruttoria della regione, e evidentemente la regione, con questa delibera regionale, ha ritenuto che non è il caso, no, in generale l'iter degli accordi di programma generale richieda un ulteriore passaggio, la ratifica in consiglio comunale.
l'accordo di programma in stesura definitiva che noi ci troviamo a votare recepisce testualmente questo passaggio dicendo che il Consiglio Comunale, il Comune di Feltre si obbliga a portare in Consiglio Comunale entro 60 giorni la ratifica dell'accordo di programma. Quindi non solo lo prevede la delibera della Giunta, lo prevede lo stesso accordo firmato dalle parti. Ecco che noi ci troviamo, e finisco, a doverci esprimere su questo ulteriore passaggio. L'ultima parola che voglio spendere è, va da sé che è un passaggio che richiede al Consiglio Comunale e a ogni singolo consigliere il massimo approfondimento e la massima attenzione su questo, ma evidentemente anche la libertà di esprimere assolutamente in modo sgombro da condizionamenti la sua libera opinione, perché evidentemente il Consiglio Comunale adesso è un organo sovrano e che nel rispetto della legalità dei necessari approfondimenti non può essere soggetto a condizionamenti di sorta. Io do la parola al titolo base, dico soltanto per quanto per puntualizzare sul concetto di ratifica, che il problema su cui stiamo